Bentrovati con Baschettiamo, seconda puntata del remake. Il faro è puntato su Umbertide, La Spezia, Nico Basket e Brescia. Sono le altre 4 squadre che hanno fatto i playoff della passata stagione. Quindi la parola ai filmati di queste 4 squadre. Andiamo a vedere invece l'overtime e la vittoria di questo Umbertide Sette Bellezze, che va a battere sul proprio campo la capolista Faenza. 74-78 il finale, ma emozioni dal primo minuto. Io qui devo dire una cosa. Allora, faccio una premessa. Umbertide ha meritato di vincere, ha strameritato di vincere la partita. Sarebbe stata una beffa se l'avesse persa nell'overtime, perché l'ha sempre condotta la partita e insomma, meritava decisamente di vincerla nel tempo regolamentare, anche se nel quarto c'è stato questo 21-10 per Faenza che appunto le ha portate all'overtime, e comunque Umbertide è riuscito a farla sua. Avrebbe meritato di vincerla secondo me nel tempo regolamentare. Detto questo, perciò tutti i meriti possibili a Umbertide. C'è da dire una cosa, che a scusante per la prima sconfitta al campionato del Faenza mancava la pedina più importante in questa squadra, secondo me. Non ha giocato quella partita, non giocherà altre, perché da domenica non c'era in panchina Paolo Rossi. È una domanda che mi sono fatto, perché è una squadra che non perdeva da gennaio del 2019, questa squadra, perché ha vinto le ultime partite del campionato scorso, quest'anno stava a 6 su 6, una squadra che segna 82 punti di media, segnava 82 punti di media partita, incassandole solo 60, allenatore esonerato, questi sono i misteri dello sport, e comunque sembrerà un caso, però ecco fatto che quello che poi succede, ripeto, fermo restando tutti i meriti di Umbertide, però è la prima Faenza nel tempo regolamentare ha fatto 67 punti, nelle partite precedenti ha fatto 82 di media, perciò guardate già questa differenza che non è poco. Comunque, detto questo, sono scelte della società, i dirigenti sono quelli che pagano, di conseguenza hanno il diritto di fare delle scelte qualche volta incomprensibili, e secondo me una di queste non è. Dicevo, per Umbertide leggermente sotto giudice dei suoi standard ai quali ci ha abituato, però benissimo Pompei con 18 punti e tanta pressione in difesa. Bene Cotnis, dopo la domenica scorsa l'avevamo un po' criticato dopo la sconfitta con Cuscagliari in casa, io ho detto la ex, doveva essere la sia ex, invece non è, che a parte i 9 rimbalzi che ha preso, invece ieri benissimo con 20 punti, 4 su 10 da 2, 4 su 4 da 3, 11 rimbalzi, doppia, ma condita proprio con questo 4 su 4 da 3, abbastanza inusuale, ma comunque bene, meglio per loro, e Pacioucchi con 10, perciò loro sempre tanta vitalità, tanta determinazione di Umbertide. Stranamente invece Faenza, abbiamo visto qualche giocatrice che è sempre stata sopra le righe, leggermente in ombra, tipo Sean Becker con 2 punti, Franceschini 2 punti. Abbiamo Morziano in doppia con 17 punti e 10 rimbalzi, Ballardini 12 e 20, 13. Ripeto, sarà un caso, però queste scelte societarie, almeno per chi assiste da fuori, fanno molto pensare. Sì, diciamo che io sono sempre dell'idea, io ho mai fatto allenatore, tu allenatore, io dirigente, dico sempre che chi dirige ha il compito di prendere delle scelte, poi la può anche sbagliare, l'importante che le scelte vengano fatte in tranquillità, che tutti si lasciano. Ho detto, chi tira fuori i soldi e comanda, perciò sono libere, sono legittime le scelte, però se permetti per me sono incomprensibili. Sì, probabilmente vista il poco inizio del campionato bastava non farlo iniziare, però ripeto, meglio prima che dopo, cioè se le cose devono essere fatte. Appunto. Di conseguenza ora dovrebbero essere più diciamo rese parte in causa le giocatrici, perché ovviamente se la società ha mandato via l'allenatore probabilmente dipende pure da determinati rapporti all'interno della squadra. Io non li conosco e non li voglio neanche conoscere, però chi va in campo lo sa e quindi saprà come comportarsi, insomma. Hai ragione, però io non so niente dei fatti interni di Faenza e poco mi interessano. Io sostengo questo, tu appunto hai detto, hai parlato di dirigenti, io parlo da allenatore. Una squadra che comunque vince, stravince, non è che vince arrampicandosi su specchi in ogni partita, una squadra che sta dominando il campionato in lungo e largo, una squadra che sta dando il meglio di sé, quando invece ci sono, se così fosse, ci fossero problemi, probabilmente non riuscirebbe a dare il massimo come ha dato fino a domenica scorsa. Di conseguenza evidentemente non sarebbero problemi così importanti, seppure ci fossero, e comunque noi stiamo parlando comunque di un allenatore che ha da insegnare a tutti in questo, specialmente in A2 ma anche in A1, perché è un allenatore che ha vinto tutto in Italia, che ha un'esperienza trentennale, che ha allenato giocatrici ad altissimo livello, perciò io non credo che siano questi problemi, perché ripeto, oltretutto lo conosco personalmente Paolo Rossi e so quello che ha dato e quello che è in grado di dare a qualsiasi squadra della pallacanestro italiana, perciò ripeto, ci sono motivi che sono incomprensibili. Io parlo da tecnico e dico, se sono problemi tecnici non ce ne stanno, per me allenatore che non ci sono problemi tecnici non ci deve essere nessun altro problema, per me punto. Michele Staccini, head coach di Umbertide, con la partita contro il Cuscagliari persa 6 giorni fa, con la rimonta che era iniziata però non c'eravamo alla fine riuscite, abbiamo dimostrato che oggi, espugnando il Palabubani, possiamo veramente battere chiunque se ci mettiamo ovviamente alla giusta mentalità, però è anche vero che dopo 6 giorni da una sconfitta in quel mondo non era facile rialzare subito la testa, quindi il duro lavoro di questa settimana ha dato subito i suoi frutti. Sì, sono state molto brave le ragazze a reagire alla brutta partita giocata domenica scorsa in casa. Non avevamo dubbi sul fatto che avessero voglia di riscattarsi, ovviamente venivamo a giocare contro una squadra imbattuta e quindi sarebbe stato difficile a prescindere, quindi merito loro per la grande reazione che hanno avuto e sono veramente contento per tutto il lavoro che fanno ogni giorno per provare a superare i propri limiti. Eravamo a un certo punto anche avanti di 15 punti, poi ci hanno raggiunte. Quando poi all'overtime, senza paura, abbiamo portato a casa la partita, anche quello è un notevole segno di maturità della tua squadra, perché non si sono perse d'animo e non si sono abbattute. Sì, esatto, infatti abbiamo dovuto vincere la partita 2 volte, perché eravamo abbastanza in controllo nel quarto quarto, poi loro da grande squadra come sono, con grande esperienza, sono state brave a riprenderci e a forzarci al supplementare, e lì, come dici te, siamo state molto brave a rimanere lucide, non abbatterci e vincere la partita ancora una volta negli ultimi 5 minuti. Già con Bolzano ovviamente non giochiamo per via del Covid, si spera di poter continuare, ovviamente di tornare alla normalità al più presto, anche se sarà difficile, però ecco, è un periodo ovviamente difficile per tutti, però speri comunque di poter continuare almeno ad allenarti per preparare le tue ragazze ad affrontare quello che rimarrà del campionato. Sì, ovviamente è un momento difficile non per il basket ma per il paese, visto la situazione nella quale ci troviamo, e quindi è ovvio che le priorità sono ovviamente altre. Noi finché avremo la possibilità di allenarci andremo in palestra anche senza avere l'obiettivo della partita settimanale, ma come questo gruppo fa da da agosto lavorando con l'idea di provare a superare i propri limiti e migliorare ogni giorno. Federica Pompei, allora, è la terza stagione consecutiva in cui Umbertide spugna che batte la capolista, il secondo anno che vince sul parquet della capolista, era Campobasso che era caduta sotto i colpi della sua squadra, quest'anno qui al Palabubani di Faenza. Non era facile dopo 6 giorni da una sconfitta interna, tra l'altro anche evitabile con il Cuscagliari. Oggi dimostrate che quando ce la mettete tutta potete veramente battere chiunque. No, non era assolutamente facile vincere oggi, però noi da martedì che ci alleniamo con impegno, ci siamo state con la testa fino a venerdì negli allenamenti e quindi siamo riuscite a portarla a casa, soprattutto di testa e di cuore. Ancora è presto per dirlo e dobbiamo ancora continuare a sperare di poter giocare, già la partita con Bolzano verrà rinviata, non so. Però già possiamo continuare a sperare anche quest'anno nell'andare alle Final 8? Beh, quest'anno sarà sicuramente più difficile dell'anno scorso perché è un girone più, diciamo, a pari, ci sono molte squadre che lotteranno dal primo al quarto posto. Come abbiamo dimostrato oggi non c'è una prima in classifica che non può battere nessuno, quindi dovremo lavorare fino all'ultima partita del girone di andata per conquistarci appunto un posto per le Final 8. Ultima domanda che volevo farti fin dai primi giorni, e cioè abbiamo avuto un pre-stagione molto difficile con diversi infortuni, però da subito avete dato l'idea di essere una squadra preparata, con Brescia che come abbiamo visto è la rivelazione del campionato, abbiamo vinto, c'è stato un tris. Quindi alla fine il motto è sempre quello, cioè il lavoro paga sempre. Nonostante queste difficoltà avete subito dato il 100% portando a casa importanti vittorie. Sì, certo, soprattutto perché inizio campionato appunto avevamo delle mancanze a causa del Covid e soprattutto avevamo 2 giocatrici che erano appena tornate dall'infortunio al ginocchio, quindi siamo state molto brave a fare squadra, a unirci e a lavorare sodo fino a fine preparazione. Chiudiamo con Umbertide Virtus Cagliari. 6-9-4-4, partita abbastanza tranquilla per le Umbre che si apprestano al doppio turno in questa prossima settimana. Sì, Virtus Cagliari è ancora senza Zolfanelli che è stata la giocatrice purtroppo nella striscia negativa delle ragazze isolane, è stata quella che sicuramente ha dato di più e oltretutto mancava lei, di conseguenza Virtus Cagliari impoverita appunto e ridotta ai minimi termini nel roster, riuscita a stare in partita soltanto nel primo quarto, già alla fine del secondo 42-20, perciò più 22 Umbertide significa la partita era finita, non c'è stata più partita, insomma. Molto bene Cotres per Umbertide con 17, Baldi con 13, le 2 lunghe, dall'altra parte Brunetti 15 punti, ma purtroppo ci troviamo per l'ennesima volta a commentare appunto una prestazione decisamente sottotono delle ragazze cagliaritane. Ci dispiace perché alla fine sicuramente durante la settimana non molto, però i risultati non ci stanno. Queste ragazze hanno vinto una partita soltanto, se ricordo bene, contro Civitanova 3 settimane fa e hanno perso il derby con Selargius per 1 punto. In altre partite hanno subito scarti decisamente pesanti, segno evidente che è una squadra che ancora deve trovare la giusta dimensione in questo campionato. E certo, diciamo, non è, ce n'è molto, adesso c'è qualche derby, ecco, che gli ultimi anni la Virtus Cagliari ci ha abituato alle vittorie nei derby e quindi potrebbe trovare spunto lì. Ci sono dei turni infrasettimanali obbligati dai recuperi. Umbertide ospiterà Faenza e Bolzano ospiterà San Giovanni Valdarno. Questo succederà mercoledì e su questo poi ne parleremo la settimana prossima. di aver questa possibilità di stare in campo, quindi sono contenta anche del coach che mi sta dando questa possibilità. Perfetto. Beh, Michele Crispoltoni, assistant coach della PFU. Beh, come dicevamo anche con Sara Speziali, oggi avevamo contro il fanino di coda, però avevate anche venivate anche da una situazione difficile con diversi acciacchi che avevano condizionato anche sabato scorso a San Giovanni Valdarno. È chiaro che le ragazze però ce l'hanno messa tutta e hanno continuato a lottare per tutti i 40 minuti. Sì, veniamo da un momento un po' particolare, oltre le 3 sconfitte consecutive dopo la Coppa Italia e Selargius e San Giovanni Valdarno, avevamo bisogno di riprendere un po' di fiducia, nonostante che l'ultima prova con San Giovanni Valdarno è stata una gran prova e ovviamente le condizioni fisiche non sono al 100%, ma nel corso della stagione è normale dover gestire anche queste situazioni, lo stiamo facendo. Anche soprattutto perché abbiamo un settore giovanile che ci permette di fare allenamenti di qualità nonostante qualche acciacco, e anche oggi insomma si è visto che tutte le 12 che sono entrate in campo hanno dato il loro 100% e questa è la cosa su cui noi puntiamo di più, l'atteggiamento delle ragazze, deve essere il marchio di fabbrica di questa squadra. Bene, quindi come dicevamo proprio ha parlato appunto della grande prestazione San Giovanni Valdarno, nonostante alla fine non siamo riusciti a portare a casa questi 2 punti, però un marzo che a parte la parentesi Selargius è stato comunque positivo, dai. Ah sì, è stato positivo, stiamo crescendo come squadra, come singole e ci stiamo preparando per questo finale impegnativo, perché ci aspettano comunque settimane con turni infrasettimanali, poco tempo per allenarci, ma vedo che la squadra va alla grande, come gruppo di ragazze sono fantastiche, sono unite, si supportano, si sostengono continuamente, però adesso iniziamo a giocare davvero un bel basket anche e soprattutto dentro il campo, e oggi è stata secondo me una prova come dicevo prima molto buona dal punto di vista dell'atteggiamento, ma anche sulle scelte fatte in campo le ragazze hanno dato una prova di maturità e di aver dimostrato, di aver acquisito esperienza durante tutto questo percorso che abbiamo iniziato da settembre. Cominciamo da Cagliari, dove la Spezia trova la terza vittoria esterna su 5 partite, poi 2 sconfitte interne, 84-49 per il team di coach Corsolini. Sì, questa è la caratteristica di Spezia quest'anno, spero per loro che cambino tendenza, nel senso che 3 vittorie esterne e 2 sconfitte in casa, una cosa abbastanza strana, un dato abbastanza strano. La partita di ieri è stato un allenamento per le spezzine, perché già alla fine del primo quarto più 16 più 34 alla fine del secondo quarto significa che partita vera non c'è mai stata. Abbiamo di Virtus Cagliari abbiamo già detto abbastanza, nel senso che è l'unica squadra che sta a 0 punti. È vero che Faenza ancora non è rientrata, ma insomma Faenza non c'era dall'inizio del campionato, probabilmente qualcosa di diverso ci si aspettava dalle altre. Spezia, come dicevamo appunto, prestazioni strane, vittorie fuori e sconfitte in casa, però loro ecco, partono sempre dal presupposto che hanno quelle 3 o 4 persone che sono una garanzia, perché domenica addirittura 5 persone in doppia cifra, con addirittura Pacioucchi con doppia con 21 punti e 10 rimbalzi. Dato importante, Spezia ha preso 45 rimbalzi e Virtus Cagliari ne ha presi soltanto 27, questo è significativo al di là del numero in sé per sé, ma probabilmente qualcosa in più le altre squadre ci mettono rispetto alle ragazze di Cagliari. C'è una partita dominata da parte vostra, è vero che avete tirato con percentuali veramente notevoli, ma sono sempre stati costruiti dei buoni tiri da parte della tua squadra? Nei primi due quarti sì, poi ampliando le rotazioni nei secondi due siamo stati, mi aspetto qualcosa in più da chi parte di solito dalla panchina e deve dimostrarmi delle cose. Invece siamo stati un po' troppo frenetici, nei primi due quarti siamo stati bravi a non andare dietro alla grossa pressione di Virtus e giocare con intelligenza. Abbiamo sentito qualche time out, qualche mini intervallo abbastanza energico, volevi assolutamente che la squadra mantenesse la stessa concentrazione fino alla fine della partita. Sì, noi veniamo da 4 partite, questa era la quinta del campionato, dove nei secondi due quarti sia da un punto di vista fisico e sia da un punto di vista di concentrazione non esprimevamo lo stesso gioco, quindi volevamo, indipendentemente, senza guardare il punteggio, cercare di giocare i secondi due quarti nello stesso modo. Pacowski ovviamente è stata protagonista, non è una notizia, ci è piaciuta tanto Amadei, una ragazza che state facendo crescere bene, insomma l'abbiamo vista tra le protagoniste del secondo tempo. Sì, è una ragazza del 2004, oggi mancava anche della Margherita, che è un'altra 2004 che stiamo lanciando in questa squadra, però bene, deve lavorare tanto, deve imparare ad avere controllo, sicuramente non è un problema di qualità. San Salvatore, settimana prossima, altra squadra sarda, partita che proporrà dei temi molto diversi da questo. Speriamo di no, speriamo vada bene uguale, no, sì, poi c'è Marta Granzotto che è una giocatrice che ho allenato, a cui tengo particolarmente, sono un'ottima squadra, vediamo, ce la giochiamo, vedremo come andrà. Questa stagione la prospettiva di La Spezia, sperando ovviamente che il campionato possa proseguire in serenità, insomma qual è l'obiettivo che avete prefissato? Ma noi tendenzialmente abbiamo l'obiettivo di provare a giocare la Coppa Italia, quindi fare un campionato da prima 4. La sensazione è che quest'anno sia molto più complicato perché il livello medio è molto alto. Questa squadra è più indietro rispetto alle ultime 2 squadre che ho allenato qua a Spezia, però secondo me ha più potenziale. Se lavoriamo, secondo me siamo un pochettino con più potenziale rispetto agli anni prima. San Giovanni Valdarno indecifrabile, vince con Umbertide, perde fuori casa di brutto con Nico Basket e perde in casa con La Spezia. Da segnalare i soli 5 punti all'attivo nel primo quarto. Alla fine sono 20 i punti di distacco, 6-7, 4-7. Sì, allora fermo restando abbiamo visto la partita, perciò tutti i meriti sicuramente a Spezia, perché ha fatto una partita, hanno fatto le ragazze liguri una partita importante, sempre molta attenzione, scelte sicuramente giuste, fatto stesso 4 persone in doppia cifra, addirittura Bernal nel doppia con 31 punti e 10 rimbalzi, ma perciò grande merito sicuramente alle ragazze di Corsolini, però questo così andamento altalenante di San Giovanni Valdarno, specialmente nelle ultime 3 partite, perché perdere il recupero con Nico Basket e perde decisamente bene, nel senso che ha perso bene perché doveva perdere per come è andata la partita. Poi Faenza vince Umbertide che è un cliente sempre oltremodo difficile per tutti quanti, e poi appunto gioca in casa contro Spezia, una diretta avversaria, e come dicevi tu soltanto 5 punti già alla fine del primo quarto realizzati danno un minimo di segnale di momento di insicurezza, oppure non voglio parlare di leggerezza iniziale, ma sicuramente per quanta pressione c'è stata La Spezia, però forse fa un attimo pensare, no? C'è stato questo parziale così recupero nel terzo quarto, quando hanno fatto 22-12 di parziale a proprio favore, ma non è passato perché poi nel quarto appunto hanno allungato le ragazze inizio con 12 e la gita con 10, ma ripeto, credo che per tutte quante le ragazze toscane è una giornata un attimo da dimenticare. Per le ragazze di Spezia, Pacioucchi 16, Templari 11, di Hernandez abbiamo detto, e Sarni 13. Speriamo, contiamo sicuramente sul recupero di San Giovanni Valdarno dalla forma migliore, ma io spero anche che anche Spezia torni a recitare in pianta stabile quel ruolo importante che gli era stato attribuito giustamente anche da noi all'inizio del campionato. Con 5 vittorie della Nico Basket, che era quella più indietro, con 5 recuperi da fare. Una vittoria l'aveva fatta la prima giornata, poi niente, e adesso 4 tutte insieme. E quindi infatti, 5. Come dicevo prima, a proposito delle soste, evidentemente la sosta ha permesso ad Andreoli di lavorare evidentemente ancora di più, ha avuto più tempo a disposizione per migliorare, per non so se cambiare o per far crescere appunto il livello della squadra. Ci è riuscito, perché considerato che 5 partite, 5 vittorie, di conseguenza stanno crescendo decisamente bene. Poi hanno questa certezza Gianolla, che è una certezza sempre presente, pure domenica scorsa a Cagliari, sabato scorso 14 punti e 7 rimbalzi, no? C'hanno Ramò che fa i numeri, e quando è in giornata, come è successo appunto nell'ultima partita a Cagliari, diventa incontenibile. Di conseguenza i numeri ce l'hanno. Del resto l'avevamo già detto in passato, era stata un po' una sorpresa in negativo, considerato il percorso che aveva così osservato la squadra toscana fino a dicembre. Però evidentemente adesso le cose si sono aggiustate, le hanno aggiustate, e tutto quanto gira nel verso giusto. E poi abbiamo tempo, perché sabato vedremo appunto Nico Basket e San Giovanni Valdarno, e quindi staremo a vedere è una bella l'ennesima prova, l'esame per me. Certo. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, è la terza della settimana, e le ultime due le abbiamo giocate in 6, più le giovani che oggi per la prima volta sono entrate in campo. Qualcuno aveva giocato qualche scampolo di partita vera. Devo dire che le ragazze hanno fatto una buona prestazione. All'inizio abbiamo faticato un po' a sciogliere il ghiaccio, nel senso che eravamo un po' forse affaticate ancora mentalmente dalla partita di mercoledì con la Spezia, e stavamo difendendo molto male uno contro uno, una cosa che oggi non è andata bene, sono aver subito 20 rimbalzi offensivi, però avevamo un po' finito le energie, e le disattenzioni sono state un po' troppe dal punto di vista difensivo a rimbalzo. Nonostante la larga vittoria, un coach, un allenatore cerca sempre ovviamente quello che non è andato bene. Lo hai fatto tu in questo momento, però ti chiedo, 3 partite in una settimana, ovviamente il frutto di questa situazione che c'è in Italia e non solo. Questo è un recupero di campionato, la difficoltà probabilmente è quella di recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali. Sì, ma sai, giocare 3 partite per alcune squadre è positivo, per altre è negativo, nel senso che ci sono squadre che si allenano molto bene e magari sono anziane, diciamo, e una partita a settimana hanno più tempo di recupero. Noi adesso siamo in palestra, saliamo molto bene, però d'altronde quando abbiamo avuto il periodo di 40 giorni con i casi di Covid ci siamo dovuti fermare. Adesso 3 partite si fanno sentire, soprattutto perché anche oggi abbiamo perso un'altra giocatrice, speriamo non per troppo tempo, però comunque già eravamo 6, adesso speriamo di recuperare qualcuna per sabato prossimo, per arrivare a giocare una partita in 6 o 7, perché abbiamo un'altra settimana da 3 partite contro, tra cui San Giovanni Valdarno, Firenze e Faenza, che comunque sono squadre molto, molto importanti, soprattutto sono squadre lunghe. In questo momento noi non siamo, stiamo esprimendo un buon basket in questo periodo, però siamo un po' corti e le energie bisogna essere bravi a centellinarle e a recuperarle in settimana adesso. Ho fatto la stessa domanda alla tua giocatrice, Ramò. Come si affronta una partita contro una squadra in trasferta con 0 punti in classifica, dove mentalmente loro potrebbero essere magari un po' più libere da pressioni e voi invece avete tutto da perdere? Beh, sai, intanto avevamo fatto questi 2 giorni post La Spezia pensando che Favento giocasse. In più sappiamo che comunque la Virtus è una squadra che in casa ha sempre fatto, alternando prestazioni positive e negative, ma comunque il trend era più quello positivo che quello negativo. Con Selargius hanno rischiato di vincere la partita, magari hanno preso un'imbarcata con La Spezia, però non erano tutte partite che comunque loro per 20-25 minuti erano state brave a rimanere in partita, e noi sinceramente a livello mentale non avevamo approcciato la partita abbastanza bene, dovevamo solo capire dove andare a mettere le toppe per provare a portarla a casa il più agevolmente possibile, perché non riusciamo né a trovare la via del canestro. Poi Elena ci ha dato una grossa mano, ha fatto 34 punti, ma la maggior parte sono stati costruiti dalla squadra, non è che ha fatto individualismo lei perché è 1 contro 5, no? La squadra è stata brava a trovarla libera. Sicuramente quando vieni qua, quando vieni a giocare in trasferta contro la squadra che è in questo momento ultima in classifica, hai tutto da perdere, sì è vero, però l'attenzione nostra, che abbiamo fatto un inizio stagione abbastanza negativo a livello di risultati, doveva essere portare a casa 2 punti. Ci dici cosa hai pensato dopo i primi 2 quarti, cioè nel senso dove si stava giocando punto a punto, tenevate sempre in partita la Virtus o la Virtus rimaneva comunque in partita aggrappata al risultato? Beh, sai, il primo quarto, siamo rimasti, diciamo, la partita vera è stata i primi 14 minuti, vera, cioè è stato il primo break che poi ci siamo portati avanti. Beh, la sensazione che avevo dalla panchina era che stavamo subendo troppo i loro rimbalzi in attacco, avevamo preso una via di mezzo che non andava bene in difesa, nel senso che o eravamo troppo, non eravamo né troppo lontani né troppo vicini, eravamo in quella via di mezzo che tutte le guardie della Virtus si attaccavano 1 contro 1 e prendevano 1 metro di vantaggio, e questo provocava rotazioni inutili e rimbalzi in attacco che potevamo evitare di concedere. Dove sicuramente non sono stati uguali nei tiri nei canestri tra Brescia e Virtus Cagliari. È finita 100-34. Con questa Virtus Cagliari che, nonostante la nuova straniera, nonostante qualche altro arrivo, riesce sempre a non esprimersi. Ma guarda, io credo il commento è valutazione Brescia, valutazione di squadra. Brescia 143, Virtus Cagliari -6. Credo che la partita non si è giocata, non c'è stata partita. Alla fine del primo quarto 27-10 più 17, alla fine del secondo quarto 50-20 più 30. Adesso con tutto l'affetto possibile per le ragazze cagliaritane, oltretutto una società, almeno me personalmente, nega tanti ricordi e amicizie dei tempi passati, però queste ragazze non sono scese neanche in campo, cioè, Brescia ha fatto secondo me poco più di un allenamento per come appunto è stato per come è andata la partita, per come si è svolta la partita. 5 persone in doppia cifra, addirittura Turma in doppia con 20 punti e 12 rimbalzi. Un fatto, guarda, al di là adesso, al di là della prestazione, delle percentuali sui tiri, poi, ma 49 rimbalzi Brescia, 22 rimbalzi Virtus Cagliari, cioè significano più 27 rimbalzi. Questi sono stati decisamente importanti, ripeto, ma nel Virtus Cagliari c'erano, hanno giocato praticamente tutte o quasi, si è salvata soltanto la nuova, l'ultima arrivata con Vasca con 10 punti, poi il resto credo l'ennesima giornata, penso da dimenticare appunto per le ragazze sarde. Invece ancora un buon allenamento per Brescia in vista è una dimostrazione comunque di Brescia dopo l'eliminazione nel primo turno di Coppa Italia di aver ritrovato subito lo smalto migliore per affrontare l'ultimo clash finale appunto del campionato. Certo, abbiamo terminato qua, adesso c'è il turno, diciamo, della prossima settimana, dove vediamo cosa spicca. Ci sono belle, no, ci sono invece bellissime partite, no? Perché abbiamo Selargius Firenze, perciò significa Selargius che appunto sta tranquillamente nei playoff, ma cerca di migliorare e può la posizione, tenendo presente che Selargius ha 26 punti come Umbertide. Umbertide ha una partita non facile perché giocherà a San Giovanni Valdarno, perciò poi c'è Cuscagliari Faenza, e questa la vedo un po' dura per Cuscagliari, ma comunque visto appunto il ritorno di Striuli. Poi c'è Brescia Patti, Spezia Nico Basket, Civitanova Livorno si giocano una grossa fetta di campionato e di posizione per quanto riguarda il discorso play-out, considerando che tutte e due stanno a 10 punti, perciò diventa importante. E la stessa cosa Virtus Cagliari di Bolzano, ma appunto se le ragazze di Coach Ferrazzoli non cambiano marcia, la vedo dura comunque. Ciao a tutti, appuntamento settimanale con Stefano Zanardi per commentare l'ultima partita di campionato. Con la Virtus Cagliari il risultato è stato certamente significativo. Meriti vostri o giornata negativa della squadra ospite? Allora, per la Virtus Cagliari io non posso esprimere perché non conosco la situazione interna, quindi non do giudizi. Quello che ti posso dire è che noi sicuramente abbiamo fatto un'ottima prestazione da un punto di vista di approccio alla gara, a differenza dell'ultimo mese che magari avevamo peccato con qualche partita, ma è stata una partita invece per noi importante da un punto di vista fisico anche, e di conseguenza quando stai bene fisicamente, sei entri in palla, sei concentrato, tutto il resto viene da sé. Abbiamo trovato i buoni tiri, abbiamo trovato il ritmo, abbiamo trovato poi di conseguenza i canestri, quella fluidità che era un po' di mesi che ci mancava. Abbiamo lavorato in questi mesi per averla, abbiamo lavorato per la Coppa Italia, poi dopo siamo stati un po' decimati, nonostante che ancora la situazione non sia cambiata, però abbiamo portato a casa una bella vittoria. Ho visto una squadra continuare a combattere fino proprio all'ultimo secondo, come se si trattasse di una partita sul filo del punto. È stato e è dovuto al carattere della squadra o era un'indicazione tecnica tua di cercare di tenere alta sempre la tensione? No, è un'indicazione di sopravvivenza per noi. Noi siamo una squadra giovane, quindi è dall'inizio dell'anno che pretendo che tutte le partite e per l'arco di tutti i 40 o 45 minuti ci sia il massimo impegno da parte delle ragazze. A volte ci siamo riusciti. Molte volte ci siamo riusciti, come dicevo prima, ultimamente non sempre, domenica siamo riusciti invece per 40 minuti e non era facile perché poteva esserci un rilassamento dato dal punteggio, mentre invece ho visto 10-12 perché siamo entrate tutte giocatrici agguerrite, che è quello che mi piace vedere. Ecco, magari c'è proprio l'ultima domanda, c'è stato l'esordio di alcune ragazze del nostro vivaio, Sara Pinardi, Virginia Teppia, Scardini, Lucrezia, Stefano Zanardi aveva già esordito, pure sempre giovane. Nell'ultimo quarto devo dire che mi pareva addirittura quasi di vedere la vecchia Under 16, forse con le quindicenni anche di meno. Soddisfatto, tra parentesi quasi tutte bresciane praticamente le ragazze, soddisfatto della loro prestazione? Sì, soddisfatto perché quello che chiedo sempre, al di là dei fini numerici, statistici, che poi hanno un'importanza per me relativa, perché anche dal loro punto di vista l'approccio è stato giusto, sono entrate determinate, non hanno avuto paura, hanno difeso. Ho chiesto a loro che non subissero l'avversario e questo sono riusciti a farlo, al di là di chi ha segnato o chi non ha segnato, e questo mi ha fatto molto piacere e per loro è importante perché una volta che capiscono questo la strada potrebbe essere un po' più in discesa. Ecco, non è bello dare l'età delle donne, però Sara Pinardi è un 2004, Virginia Teppia è un 2005 e sono ormai degli anni che sono al Brescia. Scardini e Lucrezia, che era un 2005, è appena arrivata al Brescia. Una ragazza così giovane appena arrivata, non c'era il rischio di bruciarla facendola esordire così di botto? Non capisco cosa si intende per bruciarla, cioè ai miei tempi e anche adesso faccio capire che se una gioca deve essere solo fortunata. Quindi Lucrezia è stata fortunata, ma nello tempo stesso ha meritato in questo mese di allenamento questi minuti, l'ho dati volentieri, si è approcciata bene, ma non era questo quello che mi interessava, perché io l'avevo già visto in allenamento che aveva la faccia giusta, la determinazione giusta per poter entrare in campo, quindi la scelta non è stata così sporadica. Tanto è vero che ho fatto entrare queste ragazze che dicevi già al terzo quarto, non è che l'ho fatto giocare gli ultimi 2 minuti come spesso succede purtroppo per le giovani. Quindi chiunque arriva alla porta aperta, se fa quello che deve, sì. Bene, ciao a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Grazie, arrivederci. Brescia che si conferma bestia nera e vendica la sconfitta in casa dopo il supplementare con Faenza, ribaltando anche, ma non serve perché Faenza è primo e Brescia è il secondo, la differenza che resta 66-59. Vabbè, Brescia è la bestia nera un po' di tutti, perché non ha risparmiato nessuno, eccetto Umbertide, ha accusato qualche passo falso, come è normale che sia, ma insomma se l'è giocata sempre con tutti quanti. A me questa vittoria non sorprende più di tanto, ecco. Certo, Faenza fa pensare perché non è la prima sconfitta in casa, perché c'era stata quella con Umbertide che mi ricordo io, c'è questa, insomma fa 59 punti che non sono tantissimi, però una partita decisamente equilibrata fino al terzo quarto, nel quarto quarto Brescia anche più 8 che Faenza aveva ricucito con un paio di bombe di Greta Brunelli, era recuperato poi alla fine invece Gianardi con la sua gioventù, la sua esuberanza, la sua bravura ha staccato definitivamente per il risultato finale, appunto a favore di Brescia. Una vittoria importante per Brescia, una vittoria che è una sconfitta che deve far pensare per Faenza, perché in queste partite, e l'esperienza ci insegna anche nei campionati passati, che la cosa importante è giocare di squadra, che tutte quante avere tanti nomi e un roster importante è bello, ma è altrettanto bello se tutti i nomi importanti appunto rendono per come ci si aspetta, ecco. E queste sono partite importanti, ma ancora più importanti saranno i playoff. Faenza la grande favorita, e lo sappiamo tutti, però sappiamo pure che chi gli sta dietro non scherza per niente. Certo. E dicevo appunto, bene Ballardini con 10 e Brunelli con 10, e per Brescia Zanardi 21, De Cristofaro 14 e la francesina Turmelle in doppia con 14 rimbalzi e 14 punti. Da sottolineare una cosa, un po' per tutte e due le squadre, ma in particolare preoccupa dal mio punto di vista, le percentuali decisamente basse al tiro di tutte e due le squadre, in particolare di Faenza. Ricordiamo che Faenza è una squadra che faceva 82 punti di media partita, adesso stanno tirando non benissimo, perché ecco, dove sabato hanno tirato col 37% da 2 e col 19% da 3, perciò una squadra che deve vincere, sicuramente queste sono percentuali da migliorare. E dopo questo prologo col remake della stagione 2020 andiamo a iniziare dal prossimo 10 di ottobre al campionato di Serie A2, quindi parleremo sempre tanto di A2, parleremo anche un po' di A1 con varie situazioni, e ricordiamo che ci sarà il 1-2-3 ottobre l'Open Day per quanto riguarda la 1 e poi tutto il resto con la stagione che va a iniziare. Questo per il basket. L'anno scorso abbiamo fatto 34 puntate più i remake, quest'anno ne abbiamo già, facciamo 4 come prologo e poi vediamo. Rimangono tutti i nostri collaboratori, a cominciare dal Franz Pinotti, allenatore del Sanga, poi Angelo Bondi e poi via via gli altri, finendo con la Serie A1 con Santino Coppa. Appuntamento quindi al basket giocato dal 9 ottobre. Per adesso gustatevi queste partite, queste finali, questi filmati che abbiamo selezionato per voi per la passata stagione.